Benvenuti a tutti nel terzo episodio di Auto che in Italia non esistono. In questo episodio andremo a parlare di un'auto che in realtà in Italia esiste, ma non in questa versione, perché da noi uscirà nel 2020. Questa vettura ha una storia un po' particolare, infatti nasce nel 2012 e viene inserita in listino dalla Fiat negli USA per ottemperare alle leggi antinquinamento della California, che impongono alle case automobilistiche almeno una vettura elettrica. In questa vettura Fiat ha dichiarato di perderci 10.000 euro ogni volta che si vende. Ovviamente parliamo dell'anno 2012, quindi le caratteristiche sono un po' limitate rispetto alle vetture odierne. Infatti il motore è un motore da 111 cavalli con un'autonomia complessiva di 140 cavalli. La distinguiamo esteticamente rispetto alle 500 normali perché ha un frontale diverso rispetto alla 500 che abbiamo qui in Italia. Gli interni sono rivisitati ovviamente rispetto alla 500 normale e troviamo addirittura un ampio schermo da 7 pollici che sostituisce il classico tachimetro. Negli Stati Uniti questa vettura costa 32.500 dollari, quindi poco meno di 25.000 euro, che diventano 20.500 grazie a degli incentivi statali, quindi la vettura viene intorno ai 18.000, come può costare da noi una Yaris, grosso modo. Nonostante la tecnologia risulti molto datata, perché ormai si parla di 6 anni fa, la vettura è ancora ai primi posti tra le auto più vendute in America, siamo oltre alle 7.000 unità prodotte. Ovviamente è prodotta in Messico e viene importata poi in America, anche per via dei costi, se già così smenano 10.000 euro a vettura, figuriamoci se avessero prodotta in America. Il pacco batteria sviluppa 24 kW, la velocità massima è di 140 km/h. Diciamo che Fiat non è la prima vettura elettrica che fa, magari in un prossimo video ve lo mostrerò, ha creato anche ai tempi la Panda e la 600 elettrica, si parla degli anni 92-93. Questo è tutto, voi che ne pensate? Lasciatemi un commento, se vi piacciono i miei video iscrivetevi.